Buongiorno. Buongiorno. Daddy. Donna. Allora, di nuovo in Svezia. Abbiamo cominciato la discesa verso casa, con calma però iniziamo a scendere. La mattinata, diciamo, non è partita proprio alla grande perché ci hanno un po' fregato sul cambio della valuta, ma ce ne siamo resi conto dopo. Praticamente siamo andati a fare benzina. Già il gasolio costa un botto più della benzina, 2,5 quasi 2,6. Ah, ma frappò tampone. Ah, avete visto la mia faccia, perché si tampona. Comunque, a parte quello, ci hanno un po' fregato perché non gli funzionava il POS a quello lì del distributore. Ma questi, ma come girano lenti, eh? Oh. E quindi gli unici contanti che avevamo erano in euro. Lei ha fatto il cambio a modo suo e praticamente 20 euro se ne sono andati nel cambio fatto da lei. Eh beh, la mancia. Abbiamo lasciato una discreta mancia, infatti ci ha salutato. Bye bye. Bye bye. Ora ci mettiamo alla ricerca di un campeggio, anche perché abbiamo preso delle cose buone da fare alla brace e la speranza di riuscirci, visto che il tempo. Sì, il tempo ballerino. Insomma, è ballerino. Ma noi vi teniamo aggiornati. A dopo. Ciao. Ciao. Cercavo un campeggio che ce lo segnalava. Secondo voi è aperto? Secondo me è chiuso, non esiste nemmeno. Ma poi guardate dove siamo venuti a rifinire, nel niente più niente del niente. Tra 500 metri la destinazione è sulla sinistra. Gen 191. Non c'è niente. Non ha cigliato. No, più avanti devo andare ancora. Qui non ci sono neanche paletti rossi che... Sì, eccoli. Due. Ma mamma mia, guarda là, qui c'è anche la neve fresca. La destinazione è sulla sinistra, Renova Gen 191. A voglia. Destinazione raggiunta. Diamine. Raggiunta, l'abbiamo raggiunta, ma qui è tutto stoppinato. Da tante c'è la neve, non ci si gira nemmeno. Allora c'è una P di parcheggio. Andiamo a vedere. Ma no, qui ci si resta, eh. No, via un po'. La reception dove sarà? No, sì. Qua c'è una casina, è aperta. Reception. Ah, io piglio una asina di legno di queste via. Con vista mare ghiacciato. Ecco, si torna indietro perché si è trovato, ma c'era un cartello con scritto Stanghet. È chiuso. Ma noi ci prende sempre a ridere, eh? Però qui vedi, il tempo si rifà bigio. Ormai siamo abituati. Giorno di sole. Basta, ci siamo rigenerati, ora si può affrontare l'altra settimana così. Sarà stato stanco anche lì. Ah, beh, guardate laggiù. Come mai tutte le strade le troviamo chiuse, oh? Ma vacci piano e accelera. Va. Ora dove ci manda? Ma noi poi inizia siamo a brontolare quella del navigatore, non ho voglia di sentirla. Ma come mai noi siamo seguiti? No, ma è un pezzetto, vedete, fa di via. Sì, dove andiamo a Roberto's. Roberto's. Via, tanto iniziamo noi ormai che ci fa? No. Continua per 10 km. Senti, si è allungata di 10 km, tanto ci farà che ci fanno, stavo per dire una parola. Vedi, dal di là che abbiamo deviato, a qui c'è già la strada piena e il cielo mi si riannuvola. Via amore, cerchiamo questo campeggio e braciamo, perché ho anche fame. Ho preso una stecca di rosticcia. Mamma mia. Vai, guarda là. Una macchina alla reception c'è.
c'è la lucina accesa. Secondo me è accesa, secondo me c'è, secondo me sì. Oh, un campo il primo c'è. Vado a vedere. Torna vittorioso, sì, eh? C'è il ghiaccio, eh? No, da notare la macchina. Daddy? Cioè, ma cos'è? Ma cos'è? Di schifo. Dio si laverà domani. Tutta la neve sulla barba. Non rende, guarda che fiocconi. Sì, ma io ce l'ho tutta attaccata alla barba, guarda. Da tanto che nevica. Cosa posso mettere per vedere i fiocchi? Ah. Si va a grigliare sotto la neve? Sì, ma oh, l'abbiamo trovato aperto uno e che campeggio, ma sul mare d'inverno. Sì, guarda che spettacolo lì dietro. Con la neve. Con la neve. Sì, sì, ma ora si griglia, c'è una fame. Dai, ha preso forma. Devi mettere anche le ciabatte dopo. Pizzana. Si affumica tutti, eh? Sì, sì, spagna con me. Bomba però questo barbecue qua, eh. Cosa ci metti? Cosa abbiamo? Il filetto? Un pezzo di filetto così e una rosticciana così. Finiscano le mani. Allora ci vuole fiamma. Abbiamo capito che adoro la rosticciana perché la compro sempre. Ci andrebbe un forchettone. Ma il coltello dove l'abbiamo? Allora, non posso portato via il coltello. No, Avremmo esagerato, dici? La voglia, come sempre. Guarda bella. Disastro, disastro, è qua, è crollato tutto. More, dove sei? Eh? Da dove appari? Mamma mia, sul più bello. No, meno male avevamo appena finito di mangiare. Vedrai la veranda estiva, un piede da me. Oh, e comunque in un secondo, qua si è imbiancato di nuovo già tutto. Mia. È il tempo di crollare. Via, smontiamo tutto e arriviamo. Amore, metti a posto. Ma la bracciata l'abbiamo fatta. Guardatela, questo si tiene qui, ci si scalda.
Guarda che brace, sai, nevica e non si spenge. Noi siamo pronti per andare a letto, la giornata è finita. La veranda è crollata, cosa fondamentale. Però abbiamo mangiato, perché insomma è crollata dopo. E abbiamo dovuto tenere Teddy lontano sia dal fuoco che dalla rosticciana, se no non si mangiava. Ah, poi comunque una cosa figa è che qua la gente è gentilissima. Mentre eravamo sotto sta nevicata, che mangiamo la rosticciana lì per lì, mi ha dato anche noia, però poi ho capito, è arrivata una signora che abita al di là della strada, no? E ci ha detto ha iniziato a chiederci da dove venivamo, cosa facevamo, no? A un certo punto ci fa: ma visto che nevica, se volete venitevi a mettere dentro il mio garage con la macchina, almeno dormite al caldo. Ho detto: guarda, per il momento, gli ho detto, signora, noi la ringraziamo, ma siamo, cioè, siamo tranquilli, tanto diciamo, cioè, in macchina problemi non ce ne abbiamo, riscaldamento e tutto. No? Cioè, salutate, è andata via. Dopo 5 minuti torna e ci fa: allora avete cambiato idea? Ci fa: comunque sia, qualsiasi ora voi abbiate bisogno, attraversate la strada, mi bussate, io sono a casa. Cioè, qua è allucinante. Secondo me voleva la roba sulla griglia. Lei il cane soprattutto. Comunque, a parte questo piccolo aneddoto... No, sono molto gentili, è vero. Molto. Tutto bene. Via. Allora, noi vi salutiamo. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.